Allora, eccoci qui ritornati alla nostra rubrica del Memento. Come dicevamo prima della pubblicità, affrontiamo ancora il tema della scuola, perché la scuola continua a vivere un momento difficile, purtroppo, come ogni volta all'inizio dell'anno, Armando. Sì, è una tradizione ormai che i professori non hanno più una loro stabilità, ma gli allievi sono quelli che soffrono di questa instabilità e ogni volta si trovano insegnanti diversi e quindi c'è una crisi dell'insegnamento, ma poi adesso siamo alla crisi diciamo, dell'organizzazione della scuola. Certo. Allora è rimasto con noi il professor Patrizio Zanella, che ringrazio. Per i nostri telespettatori ricordiamo anche che lei proprio lavora, oltre che a lavorare nel mondo della scuola, lavora anche nel mondo, tra virgolette, dell'informazione per la scuola, no? Perché è, diciamo, cura e redattore di un settimanale che si occupa dei temi scolastici, così, Sì, corretto? proprio così. Curo un po' alcune pagine legate al mondo della scuola e quindi al mondo del giornalismo. Certo, ecco, senta, noi abbiamo voluto ritornare, come facciamo solitamente, sul tema della scuola, lo facciamo ogni settimana anche su altri argomenti, chiaramente, perché questo è lo scopo di questa rubrica del Memento. Allora, volevamo porre un pochino il focus su quello che è il problema della dirigenza scolastica, diciamo, tra virgolette, quindi presidi, dirigenti, ci sono dei problemi che sono ancora presenti. No. Sì, io direi che della scuola a ogni inizio di anno scolastico se ne parla con abbondanza, se ne parla anche a sproposito. Una premessa che è necessaria, a mio avviso, è quella, sì, di fare le pulci nelle cose che non vanno, nelle cose che effettivamente sono carenti, e i problemi di questo inizio d'anno lo evidenziano, ma senza fare dell'eccesso di vittimismo, perché a seconda anche di altri operatori a livello mondiale, guardando al panorama scolastico italiano, traggono invece opinioni e pareri anche di una scuola che appunto è di eccellenza. Per cui, tenendo conto una visione anche comparativa, non possiamo demonizzare più di tanto la scuola italiana. Questa è una premessa necessaria, altrimenti sembriamo ogni volta puntualizzare delle cose cronicamente difficili, sempre spinose, e sembra quasi che la scuola sia in balia dell'improvvisazione. Invece non è così, dice. Diciamo che i problemi sono evidenti, quest'anno si è cercato di porre assolutamente fine a uno dei problemi cronici, che era quello legato alla dirigenza, alla gestione, alla direzione delle scuole. Il concorso di luglio che c'è stato ha, come si dice, fatto un'infornata di 2004 nuovi dirigenti scolastici che sono venuti un po' a colmare un vuoto. Avevamo dirigenti scolastici in 3, 4, 5 scuole addirittura. Tra Cioè, l'altro, quindi un dirigente scolastico seguiva sì, anche 4-5 scuole, tanto per farle un esempio, è saltato fuori, ma questa è una spia interessante, è saltato fuori anche il dirigente scolastico record man Vito Pecoraro in Sicilia, che aveva più di 175 classi, non so se quest'anno scolastico gli siano state erogate, e 4.000 studenti da gestire, e tenendo conto che invece c'è una legge in Finlandia che non consente a un dirigente scolastico di superare i 500 studenti. Questi sono numeri che ci dicono già, ma su che cosa diciamo, questo nuovo concorso si trova adesso a fronteggiare? Si trova a fronteggiare un ricorso che ha fatto il TAR del Lazio al Consiglio di Stato, il quale vorrebbe invalidare le nomine di questi 2.000 presidi, ma hanno già detto che ci sarà una sanatoria o una deroga, per cui non ci saranno cambiamenti. Il problema comunque si è risolto parzialmente quest'anno, in quanto ci sono ancora 600 diciamo, cattedre o se, carenti, per cui ci sono ancora queste reggenze, ci sono ancora, ma il problema si riproporrà nel 2020. Di nuovo ci sarà bisogno di avere ancora, come si dice, nuovi concorsi Sì, che mettano permettano. dei presidi o dei dirigenti scolastici di sopperire a queste lacune. Dirigenti scolastici che hanno dovuto fare i conti con non solo
la mancanza di docenti, ma anche problemi di segreteria, problemi con il personale ATA, e effettivamente questo va un attimo a compromettere la qualità del servizio che ogni dirigente scolastico è chiamato a dare. Un altro problema dei dirigenti scolastici è quello di averli oberati di un sacco di responsabilità. Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva degli edifici scolastici, sappiamo della precarietà in cui versano tantissimi edifici, ci mancava solo la sentenza recente di un processo dove un preside di Sapri, mi pare, sia stato condannato a un mese, sia pure con la condizionale, perché un ragazzo appunto di quinta era tornato per assistere agli esami orali di maturità, ma ha camminato su un lucernario della scuola e è precipitato, riportando ferite gravi, insomma non ricordo bene se fosse morto o meno, comunque la preside e anche un ingegnere sono stati condannati per questo. Quindi se vogliamo fare una sintesi della responsabilità come datori di lavoro che questi dirigenti scolastici si trovano, almeno per questo aspetto, è che hanno troppi doveri e pochi poteri. Troppi doveri e pochi poteri da quindi, gestire anche a livello legislativo. Vuol dire non riescono a gestire la scuola come dovrebbero, con la rapidità e con le capacità magari che hanno, ma che non possono utilizzare. Lo si è visto questo aspetto della loro anche buona volontà, ma anche della loro difficoltà operativa, quando nelle discipline matematiche hanno dovuto raschiare il barile delle graduatorie in primis, ma sono stati autorizzati anche a chiamare studenti di universitari, purché fossero iscritti a qualche facoltà di matematica o di ingegneria, non ancora laureati, ma per coprire la cattedra. No. Ecco. Questo è un altro paradosso e qualche dirigente scolastico l'ha messo come una impotenza nella carenza proprio dei ruoli a seconda delle graduatorie che vanno in esaurimento, oppure di questa autonomia più proclamata che di fatto è ancora molto congestionata. Ma questo ricade naturalmente sull'insegnamento e sugli allievi, perché avere dei insegnanti che non sono preparati sufficientemente, non hanno abbastanza esperienza, come può essere un neurolaureato oppure un laureando, e comporta un pessimo rapporto tra insegnante e allievo, perché l'insegnamento non è sapere solo sapere le cose, ma saperle insegnare, che è un passo più alto. Sì, questo è il rischio concreto, quello di avere una parziale competenza e non suffragata da un concorso, da una laurea o da una preparazione. Ma si sa che ultimamente le preparazioni anche di molti docenti hanno accusato difficoltà proprio nelle materie tecnico-informatiche. È proprio su questo che delle volte i dirigenti scolastici annaspano nel coprire di garantire questa didattica che diventa essenziale soprattutto negli istituti a indirizzo tecnico, a indirizzo informatico, a indirizzo anche prettamente scientifico. Ecco, questo sì, è un problema cronico, ma che ci vede leggermente in difficoltà, dico leggermente perché in qualche modo poi arrivano, si riescono, ci sono nuove graduatorie, sia pure con problemi di ricorsi, problemi di precariato che sono le cronicità che ormai conosciamo. È sempre una carenza di programmazione a causare tutte queste problematiche, la programmazione. Ma guardi, carenza di programmazione, forse una delle... Cioè, riuscire a capire, riuscire a prevedere, no? Sì, si va incontro. Sì, una delle difficoltà operative in cui hanno a che fare il mondo della scuola, ma forse anche il mondo dell'economia, anche tutto il mondo, diciamo, che si aspetta delle risposte governative, soprattutto da parte del MIUR, della pubblica istruzione, è legato al fatto che la quantità di riforme che vengono proposte, la durata limitata di ogni ministro della pubblica istruzione fa sì che quello che subentra disfa quello che trova
è quello che subentra, che avanza magari un generante progetto di riforma, si trova magari a lasciarlo incompleto perché decade il governo. Quindi non è una mancanza di organizzazione, l'organizzazione ci sarebbe, le leggi ci sarebbero anche, ma a volte ti mancano proprio lì gli interlocutori, sia a livello ministeriale, sia a livello di circolare, sia a livello anche di progetti attuativi. Abbiamo visto quanto sia stata una sofferenza, un guadagno ma anche una sofferenza, orientare tutte le scuole di ordine e grado verso i percorsi di alternanza scuola e lavoro, e adesso con le visioni e valutazioni diverse torniamo a riconsiderarle non più essenziali, quasi togliendo un'esperienza che cominciava a essere percepita anche con positività dalle aziende locali, non come sfruttamento, sia chiaro, ma come un'introduzione già dal mondo della scuola per quel mondo di lavoro che li sta aspettando. Cioè, la Germania lo fa ormai da decenni, per cui diciamo che è più consolidato di così. Bisogna vedere come si fa e soprattutto bisogna avere il tempo poi perché questa cosa si abbia delle radici e sul quale poi si otterranno dei risultati. La pianta deve crescere sostanzialmente. Sì. Bene, allora ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui per quanto riguarda questo spazio del Memento per questa sera. Io ringrazio il professor Patrizio Zanella per essere stato con noi e per averci un po' spiegato. Buonasera, buonanotte. Grazie ancora. Invece per i nostri telespettatori, dopo la sigla, la pubblicità, torniamo ovviamente in diretta e affrontiamo allora l'ultimo tema di questa serata, che riguarda il clima, i cambiamenti climatici e quali possono essere le vie d'uscita, se ce ne sono. A tra poco.